Buonasera alle amiche e agli amici di Teleregione Toscana e ben ritrovati in questa nuova puntata di Insieme in Salute. Qui al mio fianco c'è, come di consueto ormai, il professor Torello Lotti, che ringrazio nuovamente di essere qui con noi oggi. Insieme al professore andremo a trattare un nuovo argomento, ovvero la vitiligine. Professore, si è sentito molto parlare di vitiligine, ci vuole spiegare che cos'è e da cosa è causata, come mai si verifica? Beh, se ne sente molto parlare di vitiligine perché innanzitutto oltre 1 milione di italiani ne sono affetti e perché c'è stato qualche personaggio molto noto che ha sofferto di vitiligine. Forse il più noto di tutti è Michael Jackson, che non riuscendo a ripigmentare, a riprendere il colore normale, decise di fare un trattamento che noi chiamiamo depigmentante, di diventare tutto bianco, cioè tutto vitiligoideo. E in Italia un altro personaggio molto importante è stato il Presidente della Repubblica Cossiga, che ha sofferto di vitiligine per molti anni della sua vita, e anche alcune attrici, soubrette, modelle. Una delle più famose è Winnie, che è la nostra beniamina nella Vitiligo Research Foundation, che è la Fondazione Mondiale della Vitiligine, nella quale ricopre il ruolo di direttore del Comitato Scientifico Internazionale. Professore, la vitiligine, vediamo magari alcune immagini, è comunque una patologia abbastanza evidente, no? Come si può vedere qui su queste mani. Ci può descrivere le forme in cui si manifesta, quanto sì. Invadente può essere, quanto meno? Sì, allora la vitiligine, diciamo, è molto evidente nei casi in cui un soggetto ha una pelle, diciamo, scura, quello che chiamiamo fototipo 3, 4, nera. Allora è evidentissima, ma nei soggetti con pelle molto chiara, nei fototipi 1, 2, qualche volta veramente, finché non vanno al sole d'estate, non si espongono al sole, addirittura è possibile nemmeno notarla, nemmeno vederla. La vitiligine purtroppo esiste in molte varietà e queste varietà hanno anche delle forme diverse di cause e addirittura di cure. Questa che vediamo adesso è la varietà cosiddetta acrocefalica, perché è la forma che prende le zone più distanti del nostro corpo, le mani, i piedi e il volto. E paradossalmente il volto, che forse è la zona più importante, è quella che riusciamo a guarire prima delle altre. Questa che si vede adesso invece è una vitiligine del tronco, che spesso viene scambiata con una micosi, con un fungo, cosiddetta pitiriasi versicolor articolare. Naturalmente ci sono dei test molto semplici che ci permettono di vedere di che cosa si tratta, e in questa immagine in alto a sinistra si può vedere la cosiddetta vitiligine metamerica o vitiligine localizzata. Questa è una forma di vitiligine che rimane ferma in un segmento della cute, in un segmento della pelle, non va oltre, non prende altre parti del corpo e è l'unica forma di vitiligine per la quale possiamo sempre rassicurare i nostri pazienti, nella misura in cui possiamo dire: guardate, questa non va avanti, può solo tornare indietro, e la cura in genere è semplice o relativamente semplice. Ecco, lei mi parla di cura, allora quali sono i possibili trattamenti sulla vitiligine? Esiste un modo anche di prevenire questa comparsa oppure no? Allora, prevenire la vitiligine oggettivamente è difficile. Si può fare la prevenzione secondaria una volta che c'è già stata una espressione della malattia e fare in maniera che non venga una seconda chiazza, questo è possibile. Però prevenire l'insorgenza della prima chiazza è veramente molto difficile, molto complesso. Le terapie sono tantissime, le più note, le più antiche, si basano sulla utilizzazione dei raggi ultravioletti, che specialmente quelli di una lunghezza d'onda, si chiama banda stretta di 311 nanometri, e più recentemente gli UVA1, che hanno un effetto immunomodulante sulla pelle, che danno dei risultati strabilianti, rimanendo alle cure esterne. E poi ci sono le cure interne, che sono moltissime,
e fra queste vorrei citare gli inibitori delle ianoschinasi, sono una nuova classe di farmaci che è stata usata inizialmente per la cura dell'artrite reumatoide e che, devo dire, sia per uso esterno che per uso interno, sono pillole da 5 mg per bocca, può dare dei risultati spettacolari nella ripigmentazione nella vitiligine. È chiaro che poi ogni caso è un caso a parte, ognuno finisce per avere la sua storia, però ecco, devo dire, il messaggio che dobbiamo dare è che per la vitiligine possiamo sempre fare qualcosa. E ci fu uno studio molto bello fatto in Olanda dal professor Witt Westerhoff, il quale dimostrò che qualunque sia l'approccio del dermatologo alla vitiligine, il paziente alla fine sarà contento, anche se il primo approccio è un approccio chirurgico, perché possiamo fare anche il microtrapianto dei melanociti. Ecco, il paziente sarà sempre contento, quindi, siccome quello che noi dobbiamo ottenere nella vitiligine è poi la soddisfazione del soggetto che ne è affetto, ricordiamoci che come dermatologi dobbiamo sempre impegnarci e il nostro paziente ci regalerà il suo entusiasmo, la sua riconoscenza, perché abbiamo cercato di fare qualcosa, anche se non si riesce totalmente, anche se non si fa il miracolo, però comunque vada, dobbiamo mostrare che abbiamo delle armi per combattere la vitiligine, e le abbiamo. Professore, la vitiligine è soltanto una problematica estetica o può impattare anche sulla salute? No, la vitiligine è una malattia autoimmune sempre. Ha degli impatti sulla salute che sono molto variabili e molte volte questi impatti sulla salute non sono visibili al momento in cui insorge la vitiligine. Il più noto, l'associazione più nota è la tiroidite autoimmune di Hashimoto, una malattia della tiroide di tipo autoimmunitario nella quale diciamo ci sono anticorpi antitiroide che sono collegati alla vitiligine. Addirittura un nostro studio di qualche anno fa ha dimostrato che gli anticorpi contro i fattori della tiroide, fattore T3, T4, eccetera, sono direttamente proporzionali alla estensione della vitiligine nel soggetto. Quindi questo discorso dell'autoimmunità nel sangue può avere un rapporto con la storia clinica del soggetto che ha la vitiligine. E mi preme sottolineare questo perché il messaggio è che la vitiligine non è solo una malattia di tipo estetico, psicologico, psicosomatico, cioè è un disturbo che ha una sua componente autoimmune e che si può associare ad altri disturbi autoimmuni specifici per organi, la tiroide, la mucosa gastrica, la ghiandola surrenale, eccetera, e il dermatologo deve essere preparato a identificarli, perché è nostro compito dare il massimo del servizio in termini di salute al soggetto con vitiligine. Ci sono delle persone che sono più portate a essere colpite dalla vitiligine e come si inizia, quando si inizia ad accorgersi che si potrebbe appunto avere la vitiligine? Ma allora, la vitiligine può colpire tutte le classi d'età, dal bambino di 3 giorni di vita e può insorgere nell'anziano di 95 anni per la prima volta. Colpisce in maniera uguale ambedue i sessi ed è, devo dire, una malattia molto democratica, nel senso che colpisce praticamente tutti. Quindi è difficile prevedere a chi verrà la vitiligine. Molte volte si pensa alla familiarità della vitiligine, ma anche su questa dobbiamo tirare un po' i freni. La vitiligine è familiare solo in un terzo dei casi. 2 volte su 3 il soggetto a cui viene la vitiligine non ha avuto nessun altro in famiglia, nemmeno nei nonni, nei bisnonni, che ha sofferto di vitiligine. Magari ha avuto qualcuno però che ha sofferto di tiroidite autoimmune, questo sì, ma è un'altra storia. E quindi devo dire, ecco, che purtroppo o fortunatamente ci troviamo di fronte ad una malattia molto democratica che sceglie, chissà perché,
un soggetto piuttosto che un altro. Lei già prima ci ha anticipato di un altro impatto, che può essere quello psicologico che la vitiligine ha con la comparsa nella vita di una persona. Abbiamo già parlato anche di diverse celebrità che credo che negli ultimi anni stiano sempre più cercando di non demonizzare la vitiligine, di normalizzarla anche dal punto di vista estetico, qualche attore, attrici, modelle. Dalla sua esperienza, qual è l'impatto psicologico che la vitiligine può avere e quanto secondo lei queste iniziative possono aiutare a tranquillizzare, possiamo dire, le persone? Allora, devo dire che l'impatto psicologico della vitiligine sull'autostima è estremamente alto. È difficile spiegare quanto è laborioso e quanto è a volte doloroso per un dermatologo fare la diagnosi di vitiligine, specialmente in un soggetto giovanissimo, giovane, eccetera. Devo dire che molte volte questo disagio non viene espresso dalle persone, che però poi finiscono per rielaborarlo in modo molto personale, qualche volta anche soggettivamente molto triste. In uno dei nostri libri che abbiamo scritto tanti anni fa negli Stati Uniti abbiamo riportato un numero di lettere dei pazienti che avevano la vitiligine che scrivevano a noi medici. Li abbiamo pubblicati su questo volume, il titolo è Vitiligo Problems and Solutions, uscì agli inizi del nuovo millennio, e devo dire, leggendo queste lettere ci si rende veramente conto di qual è l'impatto. Devo dire che l'impatto psicologico è peggiorato da tutta una serie di fenomeni di tipo sociopolitico. Pensate che ancora oggi in alcune regioni dell'India, nel civilissimo Punjab, una donna che ha la vitiligine non può sposarsi, e se le viene la vitiligine dopo il matrimonio è causa sufficiente per il divorzio. Per dire come ancora c'è questa mentalità di stigmatizzazione di questa malattia, e io ai miei studenti dico sempre: niente è più stigmatizzante del colore della pelle più che delle malattie della pelle. E devo dire che questo vale anche fra gli animali, anche a livello, diciamo, della vita animale. Si vede per esempio che nei branchi, se a un animale viene la vitiligine, questo animale viene isolato, e abbiamo dei modelli di animali con la vitiligine che servono anche da studio. Uno è il pollo di chicken e l'altro è il cavallo arabo con la vitiligine. Vengono proprio abbandonati dal gruppo di cui fanno parte, e devo dire, queste sono cose la cui riflessione è molto toccante. Secondo lei, quindi, queste figure pubbliche possono aiutare l'inclusione? Ma le figure pubbliche hanno vinto la loro partita. Quando io penso a Windy, che adoro, anche perché sta facendo un grande lavoro per la nostra Vitiligo Research Foundation, devo dire, mi si apre il cuore, insomma, mostra la sua bellezza con la vitiligine. La vitiligine è bella, non è brutta di per sé, non ha niente di sporco, però ecco, se si pensa a tutta quella zavorra di pregiudizio che ci sta dietro, in parte nato addirittura dalla difficoltà della diagnosi differenziale nel passato con la lebbra acromica, la lebbra bianca, ecco, da qui tutta una serie di pregiudizi sulla vitiligine, su questo colore della pelle che sbianca. Devo dire che è ingiusto tutto questo, però siamo ancora molto lontani dal momento in cui questo pregiudizio potremo considerarlo superato. Siamo ancora nel mezzo del ciclone di questo pregiudizio, e è compito del dermatologo prima di tutto di rassicurare il paziente che si possono fare molte cose, e anche di fare quello che stiamo facendo in questo momento, di dire: non c'è motivo di pregiudizio per questo tipo di malattia, e chi ne soffre può andarne orgoglioso.
Benissimo, speriamo quindi che presto, sempre più velocemente, tutti questi pregiudizi vadano a cadere. Prima di chiudere, quali sono dai suoi studi le prospettive future, secondo lei, sullo sviluppo delle cure per la vitiligine? Ma sono molto buone, direi ottime. Lo studio di anticorpi monoclonali, ce n'è uno contro l'interleuchina 15, lo studio che sta avanzando sugli inibitori delle dianoschinasi, gli studi su alcune varianti delle statine, quei farmaci che servono per abbassare i livelli del colesterolo, che sembrano essere molto attivi per ripigmentare la vitiligine. Quindi devo dire, abbiamo già molte buone armi in mano e ne abbiamo sempre di più, quindi direi di non stare preoccupati. Ecco, l'importante è di avere fiducia nelle terapie e anche di seguire gli schemi terapeutici che sono abbastanza qualche volta coinvolgenti, nel senso che richiedono magari qualche minuto, due, tre volte alla settimana o anche di più. Professore, grazie mille per questo suo intervento. Il nostro tempo per oggi è terminato. Ci vedremo presto con una nuova puntata di Insieme in Salute per parlare di dermatologia pediatrica. Grazie ancora al professor Torello Lotti. Grazie a voi. Grazie a tutti i telespettatori e ci vediamo a un prossimo appuntamento di Insieme in Salute. Buon proseguimento.